avvicinatevi, avvicinatevi. Vogliamo rivolgere la preghiera solidale al Signore Gesù, che è la nostra via, verità e guida. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che, sostenuto dalla tua continua presenza, camminiamo nelle vie del tuo amore. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che andando di città in città predicavi il Vangelo e guarivi gli ammalati, passa ancora oggi per le nostre strade, per le nostre contrade. Convolteci con la tua misericordia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che sei apparso ai discepoli sul lago di Genesare e li hai salvati dal naufragio, vieni ancora accanto a noi nelle nostre terre, in mezzo alle tempeste di questo mondo, noi ti preghiamo. Signore Gesù, che ti sei fatto compagno di viaggio sulla strada di Emmaus, sostieni il cammino di chi lavora nelle nostre terre, e ravvivi il nostro cuore con la tua parola, preghiamo. Signore Gesù, che salendo al Padre ci hai aperto le vie del cielo, veglia su noi pellegrini sulla terra, perché possiamo un giorno giungere alla patria eterna. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che ci affidi come figli a Maria, tua madre, nostra madre ausiliatrice, per sua intercessione donaci giorni tranquilli, un tempo tranquillo, tempo di pace, e fa che siamo eternamente felici di quanti beni hai messo a nostra disposizione. Ascoltaci, o Signore. Adesso accendiamo i trattori, accendiamo tutti i trattori, in modo che possiamo benedirle. O Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di queste macchine, nei vari percorsi di lavoro, prosperino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza, l'incolumità di tutti, e avvertono accanto a sé la tua continua presenza. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Facciamo un applauso ai nostri agricoltori. Il Signore sia con voi. Il Signore vi guidi nei vostri viaggi, disponga opere e giorni della sua pace. Ravvivi in noi, Signore, i segni di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, via, verità e vita. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Buona domenica a tutti. E grazie a tutti voi che avete partecipato. All'amico Bangaro Andrea, che ha realizzato questo momento. A tutti voi che avete aderito. Poi faremo meglio qualche altra volta. La prossima iniziativa su questo campo sarà il giorno 21 di dicembre, ve lo dico già adesso. Il 21 di dicembre, Rosanna. Il 23, sì. Tu sei. Il 23 dicembre, Rosanna ha programmato un bel momento.
il villaggio di Babbo Natale. Chi farà Babbo Natale? Mi siete scappati il nome, abbiamo fatto il nome. Vincenzo, il diavolo. No, 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 no. Il diavolo. Abbiamo estratto i nomi. Quest'anno Babbo Natale la farà zia Pina. Grazie, la vedete Babbo Natale? La moglie di Babbo Natale. Poi dobbiamo ringraziare Vincenzo per la disponibilità a sistemare i rubinetti. Se lui che ha sistemato i rubinetti. Facciamogli un applauso. Non posso dire che cosa ha fatto Orlando, se non può dire. Non lo possiamo dire che se no non lo prendiamo. Un ringraziamento a Orlando, ma cosa l'ha fatto? Guardate meglio, devo correre giù. Va, facciamo la ausiliatrice. Ausiliatrice.